Allora, le novità sono sostanzialmente tre per quanto riguarda quello che stiamo mettendo in atto, e poi parleremo della situazione che si è venuta a creare in queste ore invece in città per quanto riguarda i rifiuti. Le tre novità sono queste. Una prima, che noi stiamo da alcuni giorni monitorando il territorio della città per verificare, come avevamo già illustrato, l'individuazione di siti di stoccaggio, di siti di stoccaggio provvisorio, di trasferenza, che ci consentissero di allocare la spazzatura per poi trasferirla all'estero, dove abbiamo deciso di mandare la spazzatura che è in giacenza adesso e la parte di indifferenziata nel futuro, quando partiremo con la raccolta differenziata. Nell'ambito di questa individuazione, come voi sapete, alcuni siti sono stati già individuati, sono già operativi, un altro è in corso di ampliamento nelle prossime ore, e nel fare questo monitoraggio abbiamo scoperto, perché poi in realtà stiamo scoprendo tante cose quando stiamo in questa città, scopriamo alcune cose buone, altre meno buone, e una cosa non buona abbiamo scoperto, che a via Brin, con precisione, in un capannone erano allocati da diverso tempo, da circa 15 mesi, comunque da diverso tempo, numerosi cittadini immigrati che erano stati depositati lì e che vivevano in condizioni ai limiti della violazione dei diritti umani. Siccome è ovviamente è nella linea politica di questa amministrazione garantire la pari dignità dei diritti e dei diritti elementari a tutti i cittadini, indipendentemente dalla provenienza, dalla cittadinanza e dal colore della pelle, ci siamo subito attivati affinché questi cittadini immigrati, circa 150, venissero immediatamente sistemati in un luogo idoneo. E quindi questo consentiva di dare loro una sistemazione che non era quello di stare in una discarica o in un capannone, come era più o meno fino adesso, e sono in via di sistemazione in tre strutture, una messa a disposizione dalla Caritas a via Don Bosco, altre due in luoghi del comune, via Verticelli e via Leopardi. Questo contestualmente consente di utilizzare quel capannone che era adibito a deposito di esseri umani in condizioni, come ho detto, assolutamente ai limiti della violazione dei diritti umani, di adibirlo all'ennesimo e ci auguriamo ultimo sito di trasferenza provvisorio, che ci consentirà nelle prossime settimane di completare il ciclo che va dalla raccolta del rifiuto, il deposito nel sito di trasferenza e il trasporto nel porto, dove poi saranno i rifiuti inviati via nave. La seconda novità è che in settimana firmeremo il protocollo, il contratto con il paese che raccoglierà la spazzatura di Napoli, e stiamo valutando appunto i termini ultimi dell'accordo e la quantità di rifiuti che partiranno per l'estero. Nella prima fase, con molta probabilità, si dovrebbe trattare di una nave a settimana, per poi arrivare a due navi al mese. La terza questione che volevamo comunicare nei dettagli, una cosa molto importante, perché contestualmente al piano che consente di rendere Napoli autonoma, perché in questo modo la raccolta sarà effettuata dall'azienda Asia, il trasporto avverrà tutto nella città, quindi nulla uscirà fuori la città di Napoli, e saranno impegnate tutte le istituzioni, quindi dal Comune al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, tutte le istituzioni impegnate, e nulla uscirà al di fuori di Napoli, in modo da evitare che si possano inserire in questo trasporto cose, diciamo, non rientranti nei limiti della legalità. Altro aspetto molto importante, quindi oltre alla chiusura in città di tutto il ciclo dalla raccolta fino al trasporto, è l'abbattimento dei costi. Sembrerà curioso, ma è così. Noi spendiamo oggi di più a portare da Napoli a Giugliano, da Napoli ad Acerra, o da Napoli a Caivano, da Napoli a un'altra parte, che portare da Napoli nel luogo che noi abbiamo individuato. E ci sarà anche un risparmio molto
sostanzioso, perché evidentemente vengono meno una serie di passaggi che sono facilmente intuitivi. Il risparmio è un risparmio, diciamo, significativo a tonnellata. È un significativo. Scusa, ma questa cosa non può far triturare per il passato? Lei ha fatto il magistrato, ma è possibile che in passato non sono mai questo problema? Ecco, magistrato per esempio arriva a mettere mai le carte. Allora guardi, questa è una bella domanda. Cioè, rispondo subito perché mi fa uscire molto poco. Però vorrei capire una cosa, è possibile che se prima si pagava 150, 170 euro a tonnellata, oggi il comune riesca a costruire una base di 100, 120 euro? Guardi, cioè, molto questa chiaro. Cosa non può farsi figurare. Allora, guardi, questa domanda accolgo con molto piacere. No, allora voglio chiarire, non è una domanda seria, siamo noi che siamo seri e non facciamo la polemica inutile. Noi siamo seri a non dirvelo, perché se lo diciamo, no, la domanda era serissima. Questa posso rispondere di più, in questo senso di i dettagli li diamo dopo, anche qui sui numeri. Quindi appena voi avrete i numeri vi renderete conto quanto è concreto il ragionamento che fa lei. Ma non c'è dubbio che noi da questo punto di vista, non solo da questo fattore, far riflettere. Perché anche io vi assicuro, quando ho visto che stavo facendo trattative da qualche giorno di vario tipo, ho visto le offerte eccetera, ho compreso, effettivamente ho fatto lo stesso ragionamento che sta facendo lei. Perciò prima non a caso ho parlato di intermediazioni, di chi si può inserire, di dove si va a sversare, di chi si può inserire, quello è proprio il tema. Noi rendendoci autonomi, questa è la cosa secondo me molto importante, la vicenda sarà gestita tutta a Napoli, cioè la gestirà il Comune di Napoli, la società di raccolta si chiamerà SIA o cambierà nel futuro, insomma l'azienda che raccoglie la spazzatura, il comitato provinciale dell'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità portuale, la capitaneria di porto, cioè la polizia municipale, e ci sarà anche un controllo molto maggiore con riferimento ad oggi sui rifiuti che possono essere inseriti. Spiego bene, siccome gestiremo tutto qua, dalla raccolta al sito di trasferenza alla nave, sarà assolutamente scongiurato il pericolo che insieme al rifiuto solido urbano si possa inserire qualche altra cosa, perché magari si va in territori dove la presenza dello Stato non è molto garantita e magari c'è la presenza di altri. La sua domanda è legittima anche sotto un altro punto di vista. Noi ci chiediamo per esempio perché a Napoli in tutti questi anni, non voglio fare la solita polemica dei soldi sprecati, l'ho già fatta, la ribadisco, la sottolineo, dei soldi sprecati, emergenze ambientali, fondi che sono avuti, poteri straordinari, non si è fatto un impianto in questa città, che non è l'inceneritore su cui noi siamo contrari. Se altri lo facevano ce lo trovavamo, gli altri hanno pontificato sull'inceneritore ma non l'hanno fatto, noi siamo contrari e non lo faremo fare fin quando staremo in questa ovviamente amministrazione, poi dopo chi vedrà dopo deciderà, ma adesso siamo noi, l'inceneritore non lo faremo. Ma perché non si è fatto altre impiantistiche, non si è fatto compostaggio, non abbiamo... Infatti noi abbiamo chiesto, e devo dire c'è una trattativa importante anche con la provincia da questo punto di vista in fase molto avanzata, per poter avere un impianto di STIR nella città. Cioè Napoli deve avere, Napoli è la terza città d'Italia, Napoli deve avere un'impiantistica. Noi abbiamo ereditato una situazione, oltre lo sfascio delle migliaia di tonnellate per strada, non c'è un impianto, non c'è nulla. Quindi da questo punto di vista è legittima la domanda, da ogni punto di vista, economico, progettuale, politica e forse anche di altro tipo.